Oggi vorrei invitarvi a fare un viaggio con me nel mondo dell'arte. Di Mondrian parliamo del quadro lassù, composto di nero, di rosso, di grigio, di giallo e di blu. Una sfida fra maghi, o meglio un duello, bacchetta contro pennello. Dell'opera sua, creando empatia, noi non sappiamo se fu arte o magia. La grande invenzione di Mondrian fu quella di togliere il superfluo con semplicità. E con il cubismo fu vera passione. Ricordate i suoi primi quadri di alberi, laghi, fiori, cieli e paesaggi di vecchia scuola? Di quello non rimase nulla, solo una piccola, piccola intenzione. Se guardate attentamente l'opera, nelle intersezioni del quadrato appare un piccolo puntino bianco, come questo. Un piccolo bagliore danza fra le righe dispettoso che l'occhio coglie con fare misterioso. Ma la domanda iniziale rimane ancora esposta: pittura o magia? Non è qui la risposta, e non è neanche il caso di farne un duello. Di fronte alla bellezza senza tempo, non rimane che togliersi il cappello. Quindi mi congedo con una frase un po' di parte, e mi verrebbe da dire che stupire è arte.